Benvenuti all'Università di Andrea. Oggi vi voglio parlare del mio percorso alternativo universitario, dato che sono passati più o meno 3 anni da quando ho finito il liceo e quindi è un po' il periodo in cui si fanno appunto le lauree. Quindi voglio farvi un po' un riassunto di quello che ho imparato durante la mia università della vita. Come gli universitari, voglio dividere il mio percorso in diverse materie e analizzare un po' quello che ho fatto. Volevo anche parlare delle mie esperienze lavorative, dato che più o meno sono state delle fonti di apprendimento e non di guadagno. E soprattutto mi hanno permesso di praticare ciò che ho imparato nella teoria. Faccio questo video per rispondere alle persone che spesso mi chiedono: Andrea, ma che cosa hai studiato tu in questi 3 anni? E magari questo percorso potrebbe tornare utile a qualcuno che vuole un po' fare qualcosa di simile, non sa da dove cominciare o non ha punti di riferimento. Quindi ricordate, non lo faccio per dire quanto sono bravo. Allora, le 4 grandi materie, grandi macro aree di cui voglio parlare sono programmazione, digital marketing, startup e imprenditoria, e lingue. Ovviamente poi ognuno di questi campi ha delle piccole materie, sottomaterie all'interno che un po' spiegherò. Allora, partiamo dalla programmazione, che è probabilmente il campo su cui ho passato più tempo e quello dove sono più ferrato. Il mio percorso è cominciato con lo studio di HTML e CSS su FreeCodeCamp. Dopo ho deciso di prendere qualche corso a pagamento su Udemy e quindi mi sono specializzato un po' nell'ambito dello sviluppo web. E diciamo che ho integrato un po' questi corsi su Udemy con dei libri o con dei progetti pratici e un po' esperienze mie personali. E dopo lo studio ho avuto modo di lavorare con diverse realtà e ho avuto modo di consolidare ciò che ho imparato tramite l'insegnamento sia su YouTube che come coach. Ovviamente in questo campo il mio percorso non è finito e non credo lo sarà mai, quindi ancora tutt'oggi continuo ad imparare, però principalmente tramite libri o guide o anche qualche corso online. Adesso passiamo al digital marketing, perché anche se non sembra è comunque la prima materia che io ho studiato, su cui quindi ho approfondito qualcosa. Ho cominciato sempre con dei corsi su Udemy e comunque facendo anche pratica tramite social media marketing, insomma queste cose qua. Dopo ho seguito un corso online più che viene chiamato Nano Laurea di Udacity, si chiama Digital Marketing Nano Degree, e diciamo che in questo caso ho avuto un modo di apprendere un po' più sistemato, dove ho avuto anche qualcuno che mi seguiva e ho fatto anche diversi progetti. Questa Nano Laurea mi ha dato un po' le basi di digital marketing e poi ho approfondito anche altre cose, come ad esempio marketing per le app con l'App Store Optimization e anche la gestione di community. Infatti da Musical.ly ho avuto la possibilità di gestire la community italiana, quella dei creators più importanti, e moderavo anche i contenuti, lavoravo anche sulle challenge che ci sono all'interno dell'app. E mi sono occupato anche di social media marketing, quindi anche di qualche profilo social appunto di Musical.ly, che ormai non esiste più. Poi ho continuato a occuparmi di queste cose tramite appunto la gestione dei miei social o delle community, tipo ad esempio su Telegram, e anche della vendita dei corsi di UniversApp, ad esempio tramite pubblicità e un po' digital marketing, quindi in generale. Allora, adesso passiamo alle lingue, perché vivendo in Cina ho avuto modo di migliorare molto il mio inglese, ma soprattutto ho imparato il cinese. Infatti ho studiato cinese circa 1 anno e mezzo e ho fatto anche il test HSK, io ho fatto il livello 4 che equivale circa a un B2. Inoltre, lavorando in Duolingo.ai, che è la piattaforma per l'apprendimento delle lingue, ho avuto spesso a che fare sulle tecniche dell'apprendimento delle lingue, soprattutto unite con la tecnologia. Inoltre, vivere in Cina mi ha permesso di praticare appunto il mio cinese, quindi parlando soprattutto con la gente locale, che spesso non sapeva molto di inglese, purtroppo, o per fortuna. Quindi sbattendoci un po' la testa ho, diciamo, cercato di migliorare un poco quello che studiavo di cinese. Allora, adesso passiamo all'ultima macro area, che è startup e un po' il mondo dell'imprenditoria. Quindi a 21 anni, ancora prima di aver finito appunto questa mia università di Andrea, quindi questi 3 anni di apprendimento, ho avuto già modo di lavorare con diverse startup e realtà sia piccole che grandi. Quindi in questo modo ho avuto la fortuna di capire come vengono appunto strutturate le aziende e di capire soprattutto i vari tipi di aziende che esistono. E anche in questa materia sto facendo appunto pratica reale con un mio progetto. E il progetto, per chi non mi conoscesse, è appunto UniversApp, che è la piattaforma per apprendere skills digitali. Dentro UniversApp voglio mettere tutte le conoscenze che io
io ho preso sulle tecniche quindi di apprendimento, tutto ciò che ho imparato, voglio appunto passarlo dentro Universapp, che è un po' il coronamento di tutte le mie esperienze tecniche, tutte le cose che ho appreso sul mondo dell'apprendimento. Io spero di fare, diciamo, il più possibile per appunto creare una piattaforma perfetta e che magari possa anche migliorare il percorso di qualcuno che vuole anche seguire un po' la strada che ho fatto io, però in un modo più appunto sistemato, più ordinato. Ovviamente ci sono molte altre cose che non ho potuto un po' riassumere in delle materie, molte esperienze sia di crescita personale che di altro, che mi hanno un po' formato in questi anni, e anche il fatto un po' di vivere all'estero, ovviamente in un paese come la Cina, ti forma diversamente. Ok, spero vi sia piaciuto questo video, se avete qualche dubbio, curiosità, cose del genere, commentate, fatemi sapere che cosa ve ne pensate e ci vediamo nel prossimo.